Gusto in scena, Venezia, ma soprattutto i prodotti di una terra meravigliosa che è una terra del sud Italia, la Calabria. Franco Simone, beh, avete portato, io ho detto terra meravigliosa, ma dovrei dire prodotti meravigliosi, perché qui c'è veramente fior fiore, c'è il fiore all'occhiello di questa terra del sud. Dai, raccontami cosa c'è. Sì, e qui abbiamo portato il suino nero di Calabria, che sarebbe Apulo calabrese. Sì. È un suino che vive allo stato brado, quindi si ciba di quello che trova, poi gli si integra qualcosina al finissaggio di tipo ghianda e castagna, e si fanno questi prodotti mantenendo rigorosamente le nostre tipicità calabresi. Abbiamo delle novità per voi qui, sì, certo, su questo banco, che è la polmonata, la salsiccia di fegato, si fanno nel cosentino. L'anduia, che è, l'anduia è ormai dopo la Coca-Cola inizia a fare pubblicità, ma l'anduia è la cosa più conosciuta al mondo. Hai visto? Sì, hai al visto? Secondo posto. Franco, un attimo solo, nel frattempo che tu mi devi dire ancora qualcosa, chiederei alla signora Milena se per favore ci fa una tartina con l'anduia bella calda. Devi aggiungere che cosa, Franco? Niente, volevo dire che è importante, questo per tutti quanti, leggere le etichette. Noi, bravo, ci teniamo, sì, tanto. Sì. A che vengano lette le nostre etichette, dove potete vedere che c'è solo carne, sale e peperoncino dove c'è bisogno. Grazie Milena. Dove è finita la tartina? C'è un altro calabrese che me l'ha rubata. Va bene, Franco, viva la Calabria! Andiamo avanti da Venezia, gusto in scena. Dalla Lombardia e più precisamente dalla Lomellina, Maura Torti con le sue chiocciole, le sue lumache, dico bene, ho detto bene? Giustissimo. Senti, Maura, noi ci siamo già conosciuti in passato, ci troviamo ancora a Venezia, velocemente quali sono le tue novità? Allora, le novità sono interessantissime perché abbiamo fatto delle specie di bourguignon, sì, con delle conchiglie di pane che vengono riempite con verdure, e quindi abbiamo tolto completamente il burro e sono molto più fruibili e vanno un po' bene per tutti, visto che oltre che alla dieta ci si cura anche e soprattutto di avere piacevolezza. Quindi qua si è piacevolmente sorpresi, è una cosa croccante, gustosa e leggera. E non è come il guscio che dovete buttarlo, quello invece ve lo prendete e lo mangiate. Poi c'è un'altra cosina simpatica. Anche ecologiche. Ecco. Poi vabbè, il solito patè di fegato, sì, abbiamo poi degli spiedini pronti all'uso, abbiamo delle coppette che anche quelle possiamo fare ripiene di varie cose, sono solo da scaldare, e lo strudel con le lumache e le erbette. E questa volta tocca alle amiche della Sardegna, dalla provincia di Nuoro, se non sbaglio, Franca Suoro. Giovanna, tutto bene? Siamo a posto? Aio! Allora, ecco, Franca, che cosa abbiamo portato qua? Abbiamo portato il meglio di Fonni, le nostre marmellate biologiche con la frutta del nostro frutteto e dei paesi vicini, quindi a chilometro zero assolutamente. E poi c'è anche una novità col vino, se ho ben capito, vero? La prendiamo un attimino, qual è? Cosa c'è qui dentro? Qui c'è mela, sì, e vino Cannonau. È un grande vino della Sardegna. E questa è una mela tipica? Questa è la mela tipica, che è il nostro addensante naturale, in quanto non usiamo la pectina, oltre a conservanti e coloranti. Quindi la nostra è solo frutta biologica, limone e zucchero. E loro sono molto bravi, perché Franca non lo dice, ma io so che per esempio in Gallura, nei grandi hotel, a mattino si fa colazione con i loro prodotti, è vero? Sì, certo, eh? Con le nostre marmellate monodose, ecco, che sono il nostro orgoglio. Abbiamo iniziato con queste a Porto Cervo e quindi da lì è andata tutta la nostra produzione. Poi abbiamo il formato da 110 e 250. Ci fermiamo qui, però sai cosa facciamo? Chi lo sa che non veniamo in Sardegna a trovarvi e facciamo un bel lavoro, è vero Giovanni? Bella tavola, ecco, di marmellate, poi i formaggi con le marmellate. Non ci facciamo mancare nulla, è un bicchiere di Cannonau, certo, va bene? Certo. Aio! We'll be right back.
Completiamo in bellezza questa parentesi da Venezia. Per Gusto in Scena abbiamo scelto alcuni dei produttori presenti qui alla manifestazione per quest'anno. Dicevo, completiamo in bellezza con una bella donna, Nancy D'Aiuto, ma completiamo con la Lombardia e con un prodotto che noi italiani siamo bravi a fare, il caviale, è vero? Il caviale, siamo bravissimi e siamo i primi al mondo e in allevamento di questo prodotto. E a dirlo è una spagnola. Anche se purtroppo in Italia non abbiamo la cultura, però siamo, intanto lo produciamo in grandi quantità. Ecco, voi ne producete varie tipologie. Grandi tipologie, partiamo dal Beluga, sì, con 18 anni di allevamento, lo strone russo, sì, sì, e con 13 anni strone siberiano. Senti Nancy, non abbiamo molto tempo, dobbiamo fermarci qui. È vero che l'ideale è avere il cucchiaino di madreperla per assaggiarlo? Di madreperla, ecco, perché evitando il metallo, in modo che il uovo si va a rompere oppure sulla mano, vero? Alla russa. Ci rivediamo in azienda sicuramente e completiamo questo intervento con alcuni dei produttori presenti a Gusto in Scena quest'anno dalla bella Venezia, grazie all'organizzazione, alla regia di Pietro Marcellino e a coloro che hanno collaborato con noi. Vi aspetto per Paesaggi di Gusto.